pagani in età romana, ed è chiaro che Pagani è collegata all'antica Nuceria, alla storia greco-romana di questa terra. Stasera due illustri personaggi, Marisa De Spagnolis, archeologa che ha tanto scalato in queste terre, e il professore Mario Mello. Noi abbiamo fatto dei ritrovamenti a Pagani, ma sono importante il discorso proprio nel contesto Pompei-Nuceria. E il problema è che ho trovato tante di quelle robe, ancora moltissime cose sono da pubblicare e non ho un aiuto in questo, cioè io avrei bisogno di qualcuno che dice: le do una mano, noi con una casa editrice pubblichiamo per esempio Villa Vesuvio, che è un'intera villa seppellita dall'eruzione che io ho scavato e ho tutto il materiale pronto. Pubblichiamo la necropoli di Nocera, che io ho pubblicato in parte, oppure pubblichiamo solo il monumento dei Telamoni. Voglio aiuto sotto questo punto di vista. Gli anni decorsi, Pagani è stata una città trascurata sotto l'aspetto suo culturale. Poiché il viaggio che io ho intrapreso nell'anno rotariano 2015-2016 voleva far emergere tutti gli aspetti culturali, una sorta di letteratura minore, perché certamente Pagani non può rappresentare nell'ambito della storiografia romana una grande meta. Un paganese di oggi ha ereditato quello che ha ereditato, cioè la civiltà che è stata creata in queste, e non è dissimile da quelle di Pestum, che c'ha i templi, non per, ma insomma, perché le pietre non parlano. Le pietre non parlano? Le pietre non parlano. Ma raccontano però? Raccontano quello che certe volte gli fai raccontare, con degli errori madornali. Per esempio, tutto il museo di Pestum, da due grandissimi archeologi come la Zancani e Zanotti, è stato costruito proprio sulla base di un errore che è madornale adesso. E loro, quando scavarono alla foce del Sele, e trovarono quella magnifica serie di metope e le attribuirono a un tempietto che stava vicino al Tempio Maggiore, e pensarono che fossero state prese, prelevate da quel tempietto, che interpretarono come un tempietto costruito dai Sibariti, che era la madre patria, per farne il loro, come dire, la loro cappella, chiamiamola in termini, dove depositare loro. Ma caduta Sibari, pensarono questi archeologi, fu abbattuto e le metope fu riutilizzate come sostruzione, come materiale per appoggiare. Ecco. E allora il tesauros, così, il tesoro dei Sibariti, così lo batte questo tempietto del VI secolo, quando fu distrutta Sibari. Vabbè, e allora esponiamolo nel tempio, nel museo di Pestum, come se fossero ancora sul fresco. Quindi tutto fu inventato sulla base della presunzione che quello fosse un tesauros anteriore alla caduta di Sibari e via discorrendo. Quando recentemente, ma solo per fare pulizia eccetera, si è scavato un pochino più a fondo, si è visto che sotto il basamento del tempio c'è un materiale del II secolo avanti Cristo. Quindi tutta la costruzione cade. Come, è più come, del VI secolo. Ma è posteriore al secondo.